Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del quinto episodio della dodicesima stagione di Grey's Anatomy, andato in onda ieri sera negli Stati Uniti. Devo dire che non c'era assolutamente modo migliore per tagliare il traguardo dei 250 episodi trasmessi. Un episodio veramente bellissimo, ricco di emozioni, di pathos, stupendo. Parto col dire che io ho sempre adorato le scene corali, quindi vedere un intero episodio in cui tutti i personaggi si ritrovano in una stessa casa, a dover per forza di cose affrontare le dinamiche irrisolte, in un mix di emozioni di ogni tipo, era il sogno che ho sempre avuto, e finalmente una showrunner del talento di Shonda Rhimes l'ha realizzato. Mamma mia, quanto ho amato vedere Meredith paralizzata, che non riesce quasi a muoversi nemmeno a respirare, e poi lancia la bomba nel modo più coerente con il suo personaggio e che poi scappa via. E quindi poi arriva la verità, arriva uno sconcerto, arrivano i silenzi, il non essere in grado di gestire una situazione che di fatto è ingestibile, tutto curato nei minimi dettagli. L'emozione che si tagliava col coltello, così come l'ansia di tutti i personaggi, ognuno dei quali era smarrito, ognuno dei quali voleva sapere qualcosa in più, specialmente Amelia, tutto veramente stupendo. Anche perché poi la climax ascendente di tutte queste emozioni contrastanti è stato lo sfogo fortissimo, violento di Meredith nei confronti di Amelia, perché anche tra loro c'era qualcosa di irrisolto, nonostante si fossero riavvicinate per amore, perché comunque hanno un rapporto di odio-amore. Quello sfogo che avevamo già visto nella passata stagione era soltanto una parte, questa volta abbiamo visto l'altro lato della medaglia, quindi veramente favolose. E parlando poi di Amelia, che dire del suo confronto con Owen? Devo dire che questi due personaggi hanno sofferto tantissimo entrambi, e solo una come Amelia avrebbe potuto capire il discorso di Owen, quella confessione straziante in cui lui addirittura dice che avrebbe preferito che Cristina morisse piuttosto che vederla allontanare da lui e piuttosto che vederla ricominciare una nuova vita felice senza di lui. Solo una persona come Amelia, che comunque è profonda, è completa, è contrastata a 360 gradi e ha visto di tutto, poteva prendere quella confessione, non rimanerne sconvolta, ma addirittura ironizzarci sopra. Questi due personaggi si sono trovati, adoro le loro scene insieme, spero che finalmente il rapporto riprenda a decollare, che non vengano rimandati nel dimenticatoio come era accaduto negli ultimi due episodi. Altra cosa che ho adorato è stato il confronto tra Joe e Stephanie, perché volente o nolente Joe rimane sempre la solita egoista, la solita bambina insicura che non accetta un confronto costruttivo, e Stephanie l'ha rimessa al posto suo. Io sono contentissima che la loro tregua sia durata meno di un battito di ciglia, perché Stephanie sta facendo veramente un percorso di crescita. Sono contentissima che sia legata ad Amelia, mentre Joe deve veramente fare ammenda con se stessa e con gli altri, capire dove sta sbagliando, se veramente vuole essere riportata sulla strada giusta, dove adesso assolutamente non è, perché vuole sempre essere al centro dell'attenzione. Non capisce nemmeno questa volta il perché Alex comunque la ignori e stia dalla parte di Meredith, perché vede con i suoi occhi che Meredith non sta bene e che ha bisogno di lui. E a proposito di questo, ho trovato meraviglioso vedere di nuovo Alex come la nuova persona di Meredith, vedere come lui riesca a stargli accanto semplicemente essendoci, non neanche parlando, bevendo semplicemente con lei la tequila. Perché quando tra due persone c'è un legame vero, le parole non servono, così come avevamo già visto nel momento in cui era nata la piccola Alice e Alex era lì. Finalmente poi ho apprezzato di nuovo April, che negli ultimi episodi mi aveva un pochino fatto storcere il naso. E ho apprezzato sia il confronto con Jackson, nel quale lui gli ha detto dolcemente che lei aveva cucinato benissimo e ho respirato di nuovo l'amore che li lega, sia poi il successivo confronto tra Jackson e Callie, in cui si è capito che Jackson comunque non riesce a dimenticarsela, non riesce a togliersela dalla testa, e quindi per questa coppia c'è ancora una speranza se entrambi sapranno andarsi incontro nel modo giusto. Per quanto riguarda poi Callie, mi fa davvero molta tenerezza, a parte il fatto che io voglio assolutamente rivedere insieme Callie Arizona, ma escludendo questo e mettendomi per una volta nei panni di Callie, l'idea di doversi togliere per forza dal cuore una persona alla quale comunque ci siamo affezionati per un motivo che non dipende né da noi né da questa persona, ma soltanto da un destino infame, è davvero forse una delle cose più brutte che una persona debba affrontare nella vita. Venendo poi alle note più comiche, che grazie al cielo ci sono state per fare da intermezzo a questo episodio veramente ricco di emozione e di dolore e di sofferenza, ho trovato divertentissima Arizona. Se Miranda ama Drunk Robbins, penso che chiunque l'amerebbe io per prima. Arizona è esilarante, Jessica Capshaw è un talento naturale, ma lo è sempre stata. Mi è piaciuta tantissimo anche ovviamente Maggie, che quando mi svalvola lei nessuno mai nella vita, vederla ogni volta ripetere per 40 minuti devo fare pipì è stato un enorme spasso.
basso e continuo a vedere lei ed Andrew con gli occhi a cuoricino da bimba minchia, li adoro. Però, nonostante questo, mi è in parte dispiaciuto che Maggie per quasi tutta la cena non ci sia stata, perché comunque il suo rapporto con Meredith è in una fase di crescita. E quindi avrei voluto vederla sia rimanerci male apprendendo questa notizia insieme agli altri, che poi vederla confortare Meredith a modo proprio, o prima o dopo Alex, comunque esserci. In tutto ciò, due domande sorgono spontanee. La prima è dove cavolo siano finiti i figli di Meredith, che non si vedono né quando lei sta lavorando né quando fa le cene in cui invita il mondo. E la seconda è che diavolo di senso abbia Cross se non fare lo zerbino di tutti, fare figure da cioccolataio ed essere veramente un personaggio inutile e stupido. Non so se Shonda abbia in mente di dargli un ruolo un pochino più degno di nota prossimamente. Per adesso io ogni volta che lo vedo alzo il sopracciglio al cielo e dico: ma perché? Comunque, insomma, a parte tutto questo, l'episodio è stato bellissimo. Io mi sono commossa da morire. Ellen Pompeo ha dato l'ennesima prova della sua grandezza, ma con lei anche Caterina Scorsone e tutti gli altri. Questo cast corale, secondo me, è uno dei migliori nella storia della televisione e spero che si continui ancora a lungo se si possono avere ancora puntate di questo livello. Quindi per adesso ci fermiamo qui. Io vi do appuntamento alla prossima video recensione. Vi lascio in info box il link alla mia pagina Facebook e a due pagine Facebook dedicate a Grey's Anatomy, nonché ad una dedicata a Sarah Drew. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!